Lancio della settimana. Lo potrete riascoltare domani mattina, il primo appuntamento del giorno qui su Radio Dolomiti alle 9:30. Ed ora sulle mani, sulle mani. Sulle mani per Bart Talent, che belle mani! Pulite! Belle, belle. Ingioiellate! Sì. Curatissime! Anche la manicure fatta, manicure fatta di tutti i colori, direi. Di tutti i colori, sì. Pulite, sembra come a scuola, sai, le elementari che la maestra hai messo lo smalto. Io. Io che andavo dai preti, no? Ancora negli anni 80, tac, sulla mano. Li pulivano, sì. Non sulle mani, sulla mano. Vedi, ho imparato benissimo. Buonasera, Luis Benviro. Buonasera a tutti. E Marco Consoli, patrono di Bartalent. Buonasera, eccoci qua. Terry, ciao a tutti. Benvenuta. Grazie. La nostra ospite. A te la presentazione, Luis. Sabrina Modena è con noi. Bentornata. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Eccoci qua. Da dove partiamo, Consoli? No, partiamo... Sabrina Modena, esatto. Ma chi, cosa, perché? Perché ti alzi alle 5 di mattina? Ecco, questa è la domanda che vogliamo sapere. Cosa fai, Marco Consoli? Cioè... Signore e signori, non date il vostro numero di telefono al patron, altrimenti alle 5:47 del mattino inizierà tin. Cioè, i messaggi arriveranno, le idee arriveranno. Precisiamo che la sveglia è alle 5:30. Vabbè, allora mi dà quei 20 minuti di pace. Ha letto a mezzanotte, 5:30 la sveglia. Ah, perché? Perché mi preparo per andare in palestra. Alle 6 e qualcosa io sono in palestra. Tutte le mattine. Beh, si vede. Quello si vede. Possiamo dire che si vede. Tornata la sigla. Sulle mani per Bart Talent. Sulle mani con i pesi per Bart Talent. Lui mette questa canzone in palestra con i pesini in mano e va avanti per un'ora e mezza. No, va ritmo. Fra l'altro, l'altro giorno in palestra andava il video di Amina. Sì, infatti, l'abbiamo visto e siamo contentissimi. Poi parliamo anche dei videoclip. Yes. Ora parliamo di lei, di Però Sabrina Modena. L'impegno, la perseveranza sono importanti. Sì, brava. Sì. In ogni momento della giornata e in ogni situazione e circostanza. Bravissima. Questo è uno dei valori che inseguo sempre, la costanza, l'impegno, e questo sicuramente poi alla lunga magari sembra faticoso, ma alla lunga paga. E soprattutto la disciplina. Sì, e questo il patron può insegnare, mi ha insegnato un po', l'ho anche dimenticato nel frattempo, però sì, mi ha insegnato. Eccoci Luisa, qua. La memoria a breve termine. Sì, purtroppo mi sparisce tutto dopo qualche minuto, però va bene così, sono contento così. È con noi Sabrina Modena. Perché è qua, patron? Perché? Sabrina è una colonna di questo progetto. Una colonna. Sì, Sabrina. Sì. È giudice di Bart Talent, ormai cos'è, la quarta edizione? La quarta edizione, sì. 13, 14, 15 e 16. E 16. Sì. E Sabrina, diciamo, al di là delle sue capacità artistiche, professionali, quindi è una top, è una numero uno e condivide pienamente lo spirito del progetto. Questo è importantissimo. Perché vuol dire, si può essere bravi tecnicamente, però se non si condivide lo spirito di un progetto, poi alla fin fine non si funziona, diciamo. Certo. E Sabrina ormai appunto da anni che segue Bart Talent, che giudica i ragazzi, quindi ne condivide appunto gli obiettivi e soprattutto mi piace Sabrina perché, questo poi lo racconterai tu, e lei è molto attenta, ecco, a tutti gli aspetti tecnici, quindi alla crescita, all'impegno, allo studio, e questo è importantissimo. Quindi c'è un mix in giuria, ma in tutto, diciamo, la squadra Bart Talent, in cui ognuno, diciamo, evidenzia una caratteristica appunto di una, chiamiamolo, di una performance canora. E Sabrina è molto attenta alla parte tecnica e appunto di impegno di studio. Vero, Sabrina? Sì. Beh, prima hai detto che appunto io giudico i ragazzi. In realtà solo perché sono in giuria, perché sennò non è la parola giusta. Forse noi non siamo neanche una vera giuria, noi dovremmo chiamarci in un altro modo, perché la nostra modalità non è quella di giudizio, no? No. È proprio quella di aiuto, cioè di indirizzare i ragazzi, di cercare di dar loro la possibilità di migliorare e di trovare la loro strada. Ecco, quindi
forse dovremmo... Forse sai cosa? E la parola giusta è giudizio, però il giudizio dovrebbe essere questo. Esatto, noi lo usiamo in maniera corretta. Esatto, sì. Usiamo la parola giudizio in maniera corretta. Il giudizio deve essere un momento di crescita per i ragazzi, non un momento sì, no. Deve essere un momento di crescita. Tutto il percorso per talent è un momento di crescita per i ragazzi. E a proposito appunto di percorso... Cosa ti porti di Var Talent appunto in questo percorso? Ormai sei 4 anni con noi, per cui sì. Hai visto un sacco di persone che sono passate davanti a te e anche persone che sono state di fianco a te come il patron. Quindi no, cosa ti porti nel cuore? Beh, ecco. La cosa particolare quando parlo di Var Talent anche ai ragazzi che incontro durante il mio lavoro, insomma, è quello che a differenza di altri concorsi che magari si vedono, si sono conosciuti, questa è un po' una famiglia. Quando si entra a far parte di Var Talent non è una cosa che finisce, no? Inizia e finisce. È una cosa che inizia. E poi ognuno di noi può decidere quanto tempo appartenere a questa famiglia e se si ha piacere, appunto, ci possono essere veramente molti momenti belli di condivisione. Questa per me è la cosa, il motivo per il quale sono qui, insomma, con voi. Perché mi sento appartenere a qualcosa e questo secondo me è veramente la particolarità di Var Talent. Un momento emozionante di questo percorso che ti ricordi, che può essere una vittoria di un ragazzo ma anche un momento specifico, no? Un qualcosa che hai vissuto appunto durante questi anni. Guarda, io quando sono stata con voi alle prime selezioni, proprio le prime, quelle negli studietti più piccoli, diciamo, okay. Per me ogni volta che questi arrivano pseudo terrorizzati con questi sguardi e che hanno, cioè, ci guardano con questi occhi come dire, cioè, datemi una mano per favore. Ecco, per me un po' tutti loro sono stati, poi nel momento in cui passano le prime selezioni, diciamo, e si presentano alla finale, sono quasi un po' più, insomma, cresciuti, no? In questo percorso, quindi si presentano già con un'altra modalità, ma queste prime selezioni per me sono veramente sempre emozionanti e fanno una grande tenerezza. E posso dire una cosa, stando lì in giuria, che ecco, noi, e questo Sabrina anche, condividiamo anche questo, lo facciamo con grandissima serietà e attenzione nei confronti dei ragazzi, sapendo, consapevoli della grande responsabilità che abbiamo nei confronti dei ragazzi, perché non è che si giudica così, diciamo, superficialmente, e perché sono dei momenti importanti per i ragazzi, quindi noi siamo attentissimi. È bellissimo vedere quando, ecco, con Sabrina vediamo delle performance strepitose, un po' ci guardiamo e proprio wow, cioè, ci guardiamo e diciamo wow. Poi arriva il fogliettino, perché un'altra cosa che facciamo, ecco, bellissima in giuria, noi non ci scambiamo nessun parere. Ognuno giudica in maniera autonoma, poi mi arrivano gli esiti delle votazioni e quindi io vedo la verifica anche, diciamo, del metro di giudizio, della misura appunto di giudizio dei tre giudici, ma ogni tanto qualche performance, ricordo, non so, tipo sempre ricordiamo la Nicoletta, credo wow. sì. Quando escono capisci che c'è anche qualcosa di speciale. Sì, capisci che, insomma, ecco, e quindi è proprio bello, è bello, bello star lì. Parlando con alcuni ragazzi di Var Talent proprio in questi giorni, proprio appunto perché sapevo che saresti venuta ospite da noi, ho voluto proprio chiedere a loro come sono sentiti con Sabrina Modena dietro le quinte. Alcuni di loro non sono neanche avvicinati, però alcuni mi hanno detto qualcosa di molto carino. Ad esempio, una delle ragazze che si presenterà quest'anno mi ha detto: parlare con Sabrina è molto bello, perché lei, oltre a sapere cosa fa, lo sa trasmettere. Chi sa fare sa per forza trasmettere, cioè è un insegnante nato? Esiste questo? Ma guarda, io penso che siccome sicuramente come dono, diciamo, non è stata data questa facilità nell'approcciare al canto. Ho faticato e quello che so fare lo so fare perché ho studiato e ci sono arrivata con veramente un bel po' di fatica. E quindi penso di essere in grado di spiegare o comunque di stare vicino ai ragazzi perché ho vissuto quello che loro stanno vivendo. Poi comunque quello che mi emoziona sempre molto è che fino all'altro ieri ero dall'altra parte e vedevo i giurati che pensavano a giudicare me. Quindi l'ho passato, l'ho provato e essere adesso dall'altra vorrei fare quello che io ho gradito, non quello che non ho gradito. Certo, ecco. Certo. Ed è proprio quello che i ragazzi percepiscono. Sabrina, appunto, una domanda per te, una curiosità. Appunto, parlavi, io ho già provato queste sensazioni, queste emozioni di stare sul palco, magari una prova importante. Noi sappiamo che sei una cantante lirica e sei stata sul palco di
tantissime opere importanti. Te ne ricordi una particolarmente? Ti ha fatto sudare? Ma guarda, per fortuna ammetto che più che sudare, diciamo, beh, quella che mi ha fatto sudare in assoluto di più è stata la prima che ho fatto, perché ero convinta di essere pronta e mi sono resa conto che non lo ero. Quindi mi sono trovata a 23 anni a fare le prime prove e piangevo tutti i giorni. Ecco, questa è stata la prima, diciamo. Poi grazie a Dio non è più successo, perché sennò avrei smesso. Però il giorno anche dopo. Piangere non fa bene alla voce. No, non faceva bene, ma non sapevo come altro uscire da questa situazione drammatica. Ancora ci sono foto in giro di me nascosta negli anfratti del teatro che piangevo. E qual era questa prima? Sono state le nozze di Figaro di Mozart, è stato veramente emozionante. E impegnativo. Ecco. Sì, molto sì, impegnativo, diciamo la verità. Ecco, un bellissimo percorso quello di Sabrina, che potete anche trovare appunto sulla pagina Wikipedia che abbiamo trovato questo pomeriggio, e abbiamo curiosato un sacco di cose, un sacco di curiosità. E a proposito di percorso, stiamo per ascoltare un brano molto molto bello che si chiama L'amore non ha senso. Lei è una ragazza che ha partecipato 3 volte a Our Talent, è al suo 3° inedito con appunto la nostra compilation, e ascoltiamo Fiammetta Nena con L'amore non ha senso. Quante volte son partita da un'idea, quanti incroci in questa luce. Siamo curve o angoli, se fa male lividi dentro gli occhi di chi guarda ma non sa che l'amore. Radio Dolomiti, la radio dei grandi ascoltatori. Sulle mani per Natale. Sulle mani. Eccola lei. Sulle cuffie. Sempre qua. Eh sì.
posso dire però, che molto attenti, che sono stanco oggi e veloce, ma non ci crediamo. Ma sai perché? Non ci credo. Dai, solo 3 secondi. Stamattina ho fatto un'intervista, è durata 3 ore. Ah, ecco, dove ho tirato fuori tutta la biografia. Sì, perché ho raccontato 15 anni di attività di promotore culturale, queste cose qua. Quindi è stato Fatta per Var Talent, non solo musica, tipo una seduta dallo psicologo. Cioè, vogliamo sapere tutto, si può sapere qualcosa? È top secret perché uscirà questa intervista a breve. Va bene. Non indaghiamo. Parliamo bene di numeri invece che piacciono tanto al nostro patron. Panoramica videoclip, patron, sta andando tutto molto molto bene. Benissimo. Mina sta diventando uno dei videoclip più visualizzati in Trentino. Luis è partito alla grandissima, tutto il Brasile clicca, sì, Luis, sì, sì. Quindi benissimo, cosa dire. Siamo contenti. Allora, un po' di numeri. Mina è arrivata a 65.000 visualizzazioni e passa, quindi davvero tantissime. Il mio video, sono felicissimo di dirlo, in poco più di un giorno è arrivato a 27.000 visualizzazioni, per cui stavamo guardando adesso la real time che ci permette di vedere chi sta visualizzando in questo momento, e veramente tra Brasile e Italia c'è una lotta per vedere appunto chi guarda di più se tutto si fermasse. Benissimo. Siamo felicissimi. E abbiamo un appuntamento importantissimo che è domenica. Ecco, il termine per l'iscrizione scade questa sera, però se scrivete anche domani, vi lascio il tempo domani per farlo. Patron buono. Sì, dai, mi raccomando ragazzi, soprattutto trentini, iscrivetevi a vartalent@libero.it, siamo domenica, ci troviamo a luna. E sul nostro sito trovate appunto il modulo di iscrizione e il regolamento, www.vartalent.it. Domenica riprese, che succede? Riprese televisive, faremo, guarda, sulla televisione anche, naturalmente la presenza a Radio Dolomiti dei migliori, e anzi venerdì prossimo avremo il primo ospite. Poi la televisione, faremo cose grandissime, grandiose, quindi ragazzi bisogna cogliere l'attimo. Se pensate che la gente vi suoni al campanello per chiamarvi, è impossibile. Il patron non fa ancora questo servizio, no. E non lo farà, mi sa che non lo farà. Domanda social, la stiamo aspettando. Sì, eccomi qua, ciao Sabrina. Ciao. Allora, io ho una domanda. Praticamente ho visto sul tuo profilo che poco tempo fa hai pubblicato una foto molto interessante, e dove c'erano due musicisti e avevi scritto appunto Ospedali in Musica, e mi sembrava molto interessante, volevo chiederti di parlarmi un po' di questo progetto. Sì, in realtà sono molto contenta che mi fai questa domanda. Bene. Perché è una delle cose alle quali sono decisamente più legate come progetto che sto portando avanti. Allora, gli Ospedali in Musica sono ormai 3 anni, che è un progetto che porto avanti da ormai 3 anni, e nasce in realtà, è un po' la coda di un progetto più ampio che si chiama Donatori di Musica. Oh. Parte tutta dall'idea che il bello di fare musica è sicuramente oggettivo, però è anche bello poterlo donare agli altri, e magari a qualcuno che è in un momento difficile della propria vita. Certo. E chiaramente, case di riposo, piuttosto che ospedali, piuttosto che situazioni di sofferenza oggettiva. Certo. E così abbiamo fatto dei momenti dove con gli allievi così si andava sia nelle case di riposo che negli ospedali proprio. E poi l'11 febbraio, che è la giornata mondiale del malato, abbiamo organizzato una maratona musicale in tutti gli ospedali del Trentino, con le 13 scuole musicali trentine. Quindi si partiva alle 10 del mattino per poi finire alle 17, con 2 momenti nell'atrio dell'ospedale all'inizio e alla fine, e durante la giornata siamo entrati nei reparti. Quindi abbiamo avuto modo di fare musica veramente a contatto con le persone. Devo dire che quando si parla di momenti emozionanti sicuramente ci sono stati, perché abbiamo avuto veramente signori che ci ringraziavano, ma comunque rimanevano con le lacrime agli occhi, perché insomma stanno vivendo momenti difficili della loro vita. Certo, avete dato un momento di gioia, di divertimento. E questo, no? L'abbiamo fatto per 3 anni, adesso sicuramente saremo presenti anche l'anno prossimo e spero che sia un progetto che andrà avanti per un po'. Quest'anno, sempre legato a questo, abbiamo fatto anche un concerto in Auditorium Santa Chiara il 6 febbraio, perché il 4 febbraio era la giornata mondiale dei malati di cancro, e abbiamo fatto un concerto per prendere fondi per la ricerca. Infatti appunto ho visto una foto anche. Esattamente, e invece domenica 20 ne faremo un altro per raccogliere fondi sempre per l'hospice.
Molto bene, molto bene. Molto bella questa cosa, riconducibile appunto anche alla parabola dei talenti, no? Chi sotterra il proprio talento ritrova un talento, che invece lo dona lo ritrova moltiplicato. Quindi davvero molto molto bella. Chi volesse appunto trovare questa iniziativa, c'è un sito, c'è una pagina fan, Ospedali Musica, si può trovare? Ospedali Musica all'interno delle scuole musicali. Perfetto, perfetto. Al massimo chiedete a Vartalent e noi vi indirizziamo appunto sui canali corretti. Siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa puntata. Grazie Sabrina di essere stata qui. Grazie con noi. Ti rivedremo prossimamente a Vartalent, anche nel programma TV. Mi sembrava di aver capito giusto, Patron? Certo. Molto bene, molto bene, molto bene. E che dire, noi ci vediamo venerdì prossimo. Annina, ci sei? Ci sono. Molto stavo bene. Dando un'occhiata, controllando. Ah sì, è arrivata qualche notizia dell'ultima ora? Ma tutto tace? Tutto a posto? Tace, lo molto sai bene. Quanti tasti devo controllare? Molto bene, molto bene. Molto bene, noi ci siamo, quindi ci vediamo domenica per la prima tappa di preselezione qui in Trentino. Iscrivetevi e poi venerdì prossimo sempre qui su Radio Dolomiti. Un sacco di novità. Grazie Luiz Belmiro. Grazie a te Annina. Sulle mani Luiz, sulle mani. Eccola qui. Marco Consoli, il patron. Buona Terry. Ciao, buona serata. Alla prossima e grazie naturalmente alla nostra ospite Sabrina Modena. Grazie a voi. Ti invitiamo a essere nuovamente qui dei nostri in una prossima puntata. Tornerà. Magari ci porterà anche qualche bella sorpresa. Chissà. E anche qualche cioccolatino. Assolutamente. Ecco. Tu non puoi perché sei dietro. Io pensavo invece ad una sorpresa sonora, canterina. Ma possiamo organizzare. Vedremo. Bisogna stare attenti ai vetri nelle case perché Sabrina sì, quando apre bocca spacca vetri. Sì. Chiudiamo questa puntata con una voce straordinaria. È Joy Bertolani. Sì. La vincitrice della scorsa edizione. Questa è Life Goes On. Buona serata a tutti. Buona serata e buon weekend. Ciao a tutti. Ciao. Grazie.